evidente, lo dice il campo, nel senso che ha tanti punti, e anche meritati, perché gioca bene, ha giocatori di grandi qualità, e però adesso non è imbattibile, perché tutte le squadre lo sono, anche ad alti livelli, figurarsi in Serie C. Certo è che dobbiamo fare una partita di valore sotto tutti i punti di vista se vogliamo vincere, su questo non c'è dubbio. In riferimento alla partita dell'andata, una partita più equilibrata di quello che dice il risultato, perdemmo 2-0, ma era troppo ampio il divario numerico dei gol in quella gara, però adesso, come tutte le partite, è tutta un'altra storia, a prescindere dal fatto che noi ci siamo rinforzati. Ogni partita poi, anche se può sembrare una frase fatta, ha una sua storia diversa. Sì, però, diciamo. No, sì, sono tutti tre partite. Però, bravo! Però il discorso è questo qua. Che sarebbero 5 con la propria pienza, se proprio vogliamo. Quella è stata sempre. La tutta. Perché ci sono i temi campionato, la coppa e i tre punti con la propria pienza. Serie positiva in 5 giornate, no, ora a parte di scherzo, un paio di settimane fa c'era anche un po' di scoramento, giustamente si era assunto le sue responsabilità, però oggi dobbiamo dare allora anche meriti all'allenatore, perché no, vale anche il contrario. Io credo che alla fine i protagonisti assoluti siano sempre i calciatori, perché un allenatore, per bravo che voglia essere, per le indicazioni che può dare, i calciatori poi tirano fuori dal cilindro le armi migliori. E non stava a me dirlo in quel momento, che mi sentivo responsabile del periodo non positivo, e non sta a me dire se quanta parte del merito ciò, ma da parte mia c'è solo la consapevolezza che sono i giocatori fanno le fortune dell'allenatore, non solo calcistiche ma anche umane. Cioè, abbiamo un bellissimo spogliatoio, perciò di questo va dato ai ragazzi di aver creato un gruppo molto coeso. Mi riallaccio al discorso di prima, che abbiamo un gruppo di giocatori che sia per qualità calcistiche che per l'impegno che mettono durante la settimana meriterebbero di giocare tutti. Questo ovviamente non è possibile. Faccio un esempio, c'è un giocatore che mi dà rammarico personale non schierarlo con continuità, perché lo meriterebbe, perché è un giocatore forte a mio avviso, anche se è a Pisa ancora non ha fatto quello che sa fare, che è il Zillo, che secondo me è un giocatore molto forte, che probabilmente giocherebbe in quasi tutte le squadre di questo campionato, ed è l'emblema di questa squadra, perché è un giocatore che gioca abbastanza ma non sempre, però in allenamento mi mette sempre in difficoltà. L'idea di farlo giocare all'inizio ce l'ho sempre, e probabilmente questa settimana, visto che ci sono tre partite ravvicinate, avrà lo spazio che merita. Dico questo per semplificare il discorso: se noi abbiamo giocatori validi come Zillo in panchina, e ne abbiamo tanti, vuol dire che la squadra è di qualità e che all'interno della stessa gara possiamo migliorare la formazione, oppure quella iniziale possiamo variare di più. Quando ci sono tanti infortunati o squalificati è più complicato per me, per un allenatore. Io si è allenato e perciò sarà sicuramente a disposizione. Sì. Ci siamo praticamente tutti. Diverso, perché l'Entella è una squadra probabilmente più simile a noi, e gioca più di qualità e meno di impeto delle altre squadre. Ha tantissima qualità, ovviamente, sia tra i presunti titolari e quelli che possono entrare. E giochiamo in casa, confermo che i cambi possono essere decisivi. È ovvio che all'interno di una gara farne 5, sono anche 4, possono cambiare l'andamento di una partita, però si vedrà una gara, a mio avviso, diversa da quella di Vercelli, perché si vedrà una partita più tecnico-tattica e meno fisica. Ma per gli altri vale anche per gli attaccanti, sanno che tranne in casi particolari due iniziano e due entrano. La vivono, mi sembra, abbastanza bene. Poi adesso abbiamo tantissime gare, solo in questa settimana ne abbiamo 3, e perciò alla fine ci sarà spazio per tutti, o a partita in corso o dall'inizio. Gli attaccanti sono 4 più Minesso, diciamo, perciò lo spazio lì sicuramente non manca.